Sicuramente l'incidenza nella popolazione siciliana del diabete tipo 1, perché c'è una grande differenza tra i due tipi di diabete, si è implementato nel tempo. Non abbiamo dati ufficiali epidemiologici da parte dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che speriamo di ricoinvolgere come è stato già fatto 20 anni fa, ma i dati del nostro database, che in realtà sono abbastanza ampi, anche se un po' sottodosati, ci dicono che il dato si è raddoppiato. Siamo circa intorno ai 18 nuovi casi per anno per 100.000 bambini di fascia d'età 0-14, che ci pone al secondo posto dopo la Sardegna in Italia. E considerate che la Sardegna, insieme alla Finlandia, è uno dei paesi dove il diabete tipo 1 ha i più alti livelli di verifica di espletamento nel mondo, quindi siamo veramente a livelli alti. Perché c'è questa grande incidenza di diabete, soprattutto nella fascia giovanile della popolazione? Allora, la domanda è bellissima, la risposta è da $1 milioni, nel senso che si tratta di una malattia multifattoriale, quindi su una base di predisposizione genetica si sono sicuramente inseriti dei fattori ambientali ancora non del tutto individuati come fonte primaria, che scatenano l'autoimmunità. Il diabete è, come molte altre malattie, una malattia autoimmunitaria in cui vengono distrutte le cellule che producono insulina, quindi questo determina una defaillance pressoché completa della produzione di insulina, che provoca i disturbi gravissimi di questa malattia. Quindi ancora l'imputato non lo conosciamo, sappiamo bene che è cambiato qualcosa nell'ambiente. Quindi la prevenzione deve iniziare sicuramente già dall'età infantile. Non possiamo fare prevenzione primaria del diabete tipo 1, possiamo però prevenire le forme gravi di esordio attraverso una coscienza dei disturbi. Io credo che sia importantissimo che la gente sappia che solo il diabete di tipo 1, almeno nella stragrande maggioranza, ha dei sintomi che sono rappresentati dal bere molto, l'urinare molto e il dimagrire. Già prevenire la chetoacidosi sarebbe veramente una grande vittoria, visto che non si può ancora oggi prevenire l'esordio del diabete. Mentre per il diabete tipo 2, che purtroppo cominciamo a vedere anche in età pediatrica, io credo che l'alimentazione e l'attività fisica, quindi determinare la possibilità che i nostri bambini imparino a mangiare meglio di come fanno oggi, e quindi tutti noi impariamo a mangiare meglio di come facciamo adesso e ci muoviamo un po' di più, possa essere determinante nella prevenzione primaria di un esordio di diabete tipo 2 che purtroppo cominciamo a vedere anche in età pediatrica. Invece, qual è il rapporto tra obesità e diabete? Allora, il rapporto tra obesità e diabete è prevalentemente da rapportare al diabete di tipo 2 insulino resistente. Questo è abbastanza conosciuto nell'adulto, nell'anziano. Il diabete è, sappiamo tutti, la più frequente malattia cronico-degenerativa che interessa la popolazione nel mondo occidentale. Però l'incremento dell'obesità, purtroppo, come dicevo prima, ci ha fatto cominciare a vedere dei casi di diabete tipo 2 anche in fascia pediatrica, con esordi fra i 10 e i 12 anni, anche se la fascia più colpita sono gli adolescenti. Io credo allora a questo punto che sia fondamentale, sin dalla più tenera età o addirittura prima ancora che il bambino nasca, con una corretta alimentazione della mamma, implementare le buone norme di educazione alimentare e di attività fisica proprio nell'ottica della prevenzione primaria nei confronti del tipo 2.